Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Due settimane di lavoro, due settimane anche se diciamo così con i nazionali che sono stati via una decina di giorni, due settimane anche per insomma ricompattarsi dopo un ciclo abbastanza complicato in vista di un ciclo un po' più abbordabile. Beh, tutti i cicli sono abbordabili nella misura in cui li affronti tu come vanno affrontati, insomma. Sappiamo che queste prossime partite possono voler dire molto, però dobbiamo prenderne sempre comunque una alla volta, e domani un avversario che chiaramente viene qui e se vuole avere qualche, come dire, chance di ritornare con una classifica che possa essere competitiva poi con le altre squadre che sono lì dietro, cercherà chiaramente di fare il risultato. Quindi sappiamo di trovare un avversario tosto, difficile da questo punto di vista. A detta di tutti è sempre stato un avversario, comunque una squadra che ha sempre cercato di giocare calcio e di fare calcio e di ottenere risultati attraverso quello, quindi non sarà chiaramente un cliente facile, però dobbiamo anche noi smettere di fare regali e di concedere agli avversari qualcosa che non dipende solo dalla bravura loro, ma a volte anche a qualche demerito nostro, a qualche ingenuità nostra, quindi limare il più possibile questo e domani cercare di fare una partita sotto ogni punto di vista veramente di livello, tonica, determinata, senza concedere nulla. 6 punti il Palermo, però campanello d'allarme, 6 punti fatti tutti lontano da Palermo. Sì, beh, insomma, questo può voler dire, può non voler dire. Noi dobbiamo essere centrati e concentrati su noi stessi e andare in campo convinti di poter fare quello che sappiamo e possiamo fare. Poi è chiaro che c'è sempre un dirimpettaio e c'è sempre un avversario con i quali poi fare i conti e misurarsi, però noi dobbiamo esprimere il meglio e il massimo di quello che possiamo. Questo è l'obiettivo e il compito nostro nella partita di domani. La sosta le ha ridato anche qualche giocatore, ultimo tra i quali Mirante, almeno a livello di disponibilità. Intanto una buona notizia per tutti, per lui in primis. Beh, indubbiamente, il fatto che Antonio sia tornato in piena efficienza, questa è la cosa più importante, perché chiaramente la salute va al di là di ogni altro discorso, e quindi lui è tornato a posto, è disponibile. Ora valuterò in giornata quello che sarà più opportuno fare, però direi che anche lui, è logico che la condizione non può essere quella ottimale, perché comunque sono passati 2 mesi e mezzo, no? Però da qualche parte bisogna sempre ricominciare. Quello che ha fatto fino ad oggi Angelo Da Costa è qualcosa di ammirevole, ma non perché ha fatto chissà quali cose, ma perché ha avuto un comportamento, ha avuto un atteggiamento sempre, come del resto non avevo dubbi, al di sopra di ogni sospetto. È un professionista esemplare, soprattutto un uomo. Quando si dice uomo, veramente lì c'era chiuso tutto quanto. Il suo esempio è importante per tutti quanti i compagni, per tutti quanti noi, e dobbiamo sfruttare al meglio questo, sfruttare al meglio e imparare. Questo è di insegnamento, quindi questa è una squadra che da questo punto di vista ha ancora molti margini di miglioramento e di crescita, e questi esempi per noi sono fondamentali. Hai un dubbio tra i due portieri? Ce l'hai ancora o nella tua testa hai già scelto? No. Mi piace, ho vissuto nella mia carriera da calciatore prima, da allenatore, tanti rapporti abbastanza conflittuali tra primo portiere e secondo portiere. Devo dire che un atteggiamento come l'ho trovato qui tra Antonio e Angelo non l'avevo mai visto. Perché che ci sia della sana competitività è importante,
ma la correttezza che c'è tra di loro è veramente qualcosa di straordinario, quindi mi piace che ci sia anche tra di loro un ragionamento che vada un po' oltre, no? Che non sia solo la scelta dell'allenatore. È chiaro che quando c'è un rapporto tra i due portieri, tra i due professionisti, conflittuale, allora la decisione dell'allenatore diventa probabilmente più scontata, così è meno scontata di quello che è in quelle situazioni. Quindi oggi con calma, con tranquillità, questo è sicuramente l'ultimo dei miei problemi, insomma. Posso capire che quindi dipenderà molto anche da quello che loro si dicono a te, diciamo così, nel senso si mettono loro d'accordo, diciamo, tra virgolette. Non è una questione di mettersi d'accordo, no, è una questione di penso capire. Che sia la questione di una partita, poi, perché mi sembra di capire che poi con l'Atalanta tornerà tutto nella normalità. Sì, indubbiamente questo è un po', ha ancora questo tipo di di scoglio, tra virgolette, però che sia domani o che sia contro l'Atalanta, Antonio poi sarà sicuramente tra i pali. E invece, già che ci sono, vado avanti, ecco, come hai visto la ripresa 1 di destro, perché insomma penso che queste 2 settimane di lavoro gli siano servite molto, e poi visto che è in gruppo solo da 3 giorni, insomma se Maietta si è ripreso al 100%. Beh, Mimmo direi che sta bene, almeno fino a ieri ho avuto la sensazione di un giocatore che sta bene, diciamo che i suoi muscoli sono sempre con le 3 luci accese e quindi bisogna sempre sperare che sia quella verde che funziona meglio, però lui ha voglia di giocare, voglia di esserci, questo spirito mi piace, è importante, è chiaro che però voglio quantomeno in partenza che ci siano delle certezze, e quindi le certezze vogliono dire la coscienza, la consapevolezza di ogni singolo atleta di essere al meglio, al top, poi dopo quello che succederà dopo mezz'ora, dopo 45 minuti o dopo un'ora lo vedremo, però in campo voglio che scenda uno convinto di poter fare la prestazione di 90 minuti al meglio delle sue possibilità, questo è importante. Mattia bene, sta bene. Una delle cose che il presidente arrivando qui ha notato subito guardando la silhouette, ha notato che anche dal punto di vista del colpo d'occhio è migliorata molto, quindi questo vuol dire che il ragazzo si sta preparando nella maniera giusta, per cui è a posto, non ci sono problemi da questo punto di vista. Negli ultimi tempi le sono venute a mancare diversi giocatori, cioè ha dovuto un po' insomma mischiare le carte eccetera, se l'è spiegato, insomma la scorsa settimana sembrava che la sfortuna si fosse accanita proprio sul Bologna, nel senso tra l'altro colpendo sempre più o meno gli stessi settori, se l'è spiegato e se ha pensato appunto in questi ultimi giorni magari di rivoluzionare un po' l'assetto, cioè so che non è di solito tra le sue corde. Il fatto di rivoluzionare l'abbiamo anche un po' fatto, a Roma qualcosa è cambiato, cioè, è chiaro che le necessità poi a volte ti portano e ti costringono anche a fare delle considerazioni diverse, è chiaro che in quest'ultimo periodo ci sono state tante situazioni che non sono state favorevoli ma abbastanza avverse, però non è che possiamo piangerci addosso, è chiaro che la prima cosa che mi preme e avere i giocatori in condizione, in salute, vedere Verdi fuori piuttosto che Antonio per 2 mesi e mezzo, per situazioni che sono abbastanza casuali, no? Cioè, infortuni e stop che difficilmente accadono in questi termini, è fastidioso. Ma sono preoccupato più che altro per loro, per la loro salute, poi dopo so che ho altri giocatori e quindi con questi dovrò cercare di fare quanto è necessario per poi portare a casa punti e le partite, quindi questo è stato un momento difficile in questi termini, ci saranno momenti, mi auguro, dove le cose gireranno meglio, come ho detto all'inizio della stagione quando
insomma, si parlava in certi termini dal punto di vista esterno, dal punto di vista della stampa, dal punto di vista della critica, ho detto calma, grande equilibrio, perché poi ci saranno sicuramente momenti complicati e difficili, quindi riesco ad avere la memoria che arriva a distanza di 2 o 3 mesi, e quelle parole le ribadisco, quando ci sono momenti difficili è necessario che tutti quanti supportino nella maniera giusta, nella maniera adeguata, perché altrimenti diventa solo un discorso finalizzato a un risultato. Credo che Bologna sia un ambiente che debba e voglia andare oltre questo, e noi abbiamo assolutamente necessità. È chiaro che poi in campo ci andiamo noi e dobbiamo farlo con le nostre forze, ma sapere che alle spalle hai un certo tipo di supporto è fondamentale, soprattutto per ragazzi che magari non hanno grandissima esperienza, che non hanno un background di un certo tipo, no? E quindi ancora da formarsi da questo punto di vista, e noi contiamo molto su questo, insomma. Ecco, c'è un modo per evitare gli erroracci, cioè appunto spesso di singoli, insomma, delle ultime partite, e soprattutto vedendo appunto che ci saranno diverse trasformazioni, diversi volti nuovi fino a un certo punto, perché poi la rotazione c'è stata, cosa si dice a questi ragazzi? Sugli errori è inutile stare sempre costantemente a rimarcare quelli che sono gli errori. È chiaro che certe ingenuità ci sono costate care, e quindi bisogna lavorare da questo punto di vista, bisogna essere ancora più concentrati, bisogna essere ancora più attenti, sapere che la cosa fatta a 90 all'ora non è sufficiente, ma bisogna pensare di farla a 91, 92, quello lima un po' certi difetti, certe situazioni. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare anche gli errori che gli avversari ci concedono, e al tempo stesso non concedere a noi quei vantaggi, no? E chi è più bravo a fare questo chiaramente poi ha ancora più risultati, ancora più vantaggi, quindi solo con la testa giù, concentrati, lavorando, senza farci troppi pensieri che poi bloccano e non ti portano ad esprimere quelli che sono i tuoi valori veri, no? Quindi ci vuole un po' di sana, come dire, gioventù da questo punto di vista, una spensieratezza, però con grande attenzione, perché se pensi di fare le cose così, con superficialità, poi alla fine paghi dazi. È più difficile, poi passo, a preparare una partita contro una squadra come il Palermo rispetto che contro una squadra come la Roma, ad esempio? Pensando che davanti hai la Juve, non il Palermo, quindi immaginiamo un po' cosa vorrebbe dire affrontare i primi della classe, no? I numeri uno in Italia da qualche anno. È chiaro che devi acuire ancora di più ogni senso, e quindi che ci sia una maglia rosa di fronte o una maglia bianconera, noi ci deve interessare poco, ma ci deve interessare quello che possiamo esprimere. E quello che possiamo esprimere non può essere fatto solo in misura del tipo di avversario o del valore dell'avversario che tu affronti, ma deve essere fatto sempre allo stesso modo, perché poi chiaramente se tu esprimi il 110% contro la Juve per riuscire a tenergli testa, quel 110% espresso contro il Palermo o contro un'altra squadra di livello inferiore fa ancora più differenza, e quello deve essere l'obiettivo, quello deve essere il nostro target. Sì. Mister, le chiedo se il cambio di modulo eventuale è un'opzione o è qualcosa di più concreto, un'opzione perché per 10 giorni praticamente non ha avuto la squadra, è un qualcosa che è nei suoi pensieri oppure no, è solo uno? I cambi di modulo, cioè non vedo onestamente grandissima necessità, a maggior ragione il fatto che poi fino a giovedì siamo rimasti con giocatori che entravano, con giocatori che ancora dovevano recuperare, che dovevano smaltire il fuso orario, quindi non abbiamo mai lavorato in questi giorni per aranghi completi per poter fare qualcosa di diverso, quindi tutto quello che è stato fatto fino ad oggi è qualcosa che riguarda il passato, il recente passato, quindi i ragazzi sanno cosa vuol dire giocare in un modo piuttosto che in un altro, ma quello che è stata la possibilità in questi 10 giorni di poter lavorare in maniera specifica non è esistita, insomma.
Ha parlato di Maietta, in questo periodo è rientrato anche Sadiq che aveva avuto un problema a Roma e questa settimana hanno avuto qualche piccolo acciacco Krejci e Taider. Come stanno questi tre? No, Krejci è rientrato un attimo dopo perché ha avuto qualche linea di febbre, qualche problemino da questo punto di vista, però sono due giorni che praticamente è con noi e non ha particolari problemi, insomma. Sadiq anche lui ha avuto ancora qualche difficoltà e quindi ha ripreso praticamente ieri. Sì, cioè, sono due o tre giocatori che non sono al top, che non sono, come dire, al top nella misura in cui non hanno avuto continuità nell'allenarsi e nello stare con la squadra, però hanno più o meno risolto tutti i problemi. Lander è quello che è fermo, poi però per il resto direi che non ci sono grosse difficoltà. Proprio in virtù di queste assenze che si sono concentrate un po', o di questi acciacchi che si sono concentrati un po' anche sul settore offensivo, porterà con sé un primavera oppure no, tra i convocati? Abbiamo con noi anche un ragazzo che probabilmente verrà via con noi, adesso non vi dico il nome in maniera precisa perché rischio di dirlo, di dirlo male, però è uno... È uno che viaggia in motocicletta, insomma. Ah, beh, sì. Mister, ti chiedo di De Zerbi, insomma, perché a Foggia ha fatto vedere un 4-3-3, qui magari a Palermo un po' per necessità qualcosa sta modificando. Ti chiedo, da un punto di vista tattico, da dove possono arrivare i pericoli per il Bologna e se la partita si giocherà molto sulle fasce, secondo te? Ma le partite si giocano laddove l'avversario ti permette di poter sfruttare al meglio, le capacità degli allenatori sono quelle di riuscire a intuire anche strada facendo, no? A partita iniziata, quelle che sono poi le opportunità che magari una squadra avversaria ti può concedere. Dal punto di vista tattico non credo che sia tanto un problema quanto più dall'impatto che una squadra rispetto all'altra riuscirà a dimostrare e a mettere in campo. Questa sarà, credo, un po' la chiave di volta di una prestazione come quella di domani. Chiaro che quando una squadra ha una classifica complicata non è che può permettersi di fare troppi ragionamenti o voli pindarici, no, ma devi cercare di stare molto sul concreto. Quindi noi ci aspettiamo una squadra tosta da questo punto di vista e Palermo credo che si aspetterà altrettanto una squadra tosta. Poi dopo i valori in campo più o meno li conosciamo, sappiamo chi riuscirà a giocare più da squadra avrà più vantaggi. Chi punterà, e credo che una squadra, una realtà come Palermo, così come Bologna, non può pensare di vivere sull'individualità, no? Ma vive su un ragionamento più corale, più di squadra. Se riusciamo ad essere più squadra del Palermo avremo grandi chance, differentemente tutto sarà in discussione. L'ultima che ti faccio è quella relativa ai terzini, hai dei dubbi di formazione sui terzini tuoi oppure... Beh, ho delle alternative tra Kraft, tra Torosidis, tra Masina, Morleo è tornato anche lui a disposizione, anche se chiaramente è solo da questa settimana che è a pieno regime, no? E quindi anche lui ha tanto dietro le spalle di non giocato, no? per l'infortunio che ha avuto, però insomma sono tutti a disposizione e ho delle alternative, insomma. Se non c'è altro, Fogaci, facciamo l'ultima. Soltanto questo, cioè, visto che sfortunatamente si sono infortunati praticamente i due esterni che normalmente giocavano, Verdi e Di Francesco, insomma, non so se è vero, ma ho letto anch'io che in questa settimana Mounier non è stato forse troppo bene, se posso capire che non ha intenzione di cambiare il modulo, rimane in pratica solo Rizzo che può fare quel lavoro lì a destra. Luca sta bene, beh, abbiamo giocato
Abbiamo giocato, a parte Roma che hai giocato un po' diverso. Abbiamo giocato a Roma in una maniera un po' differente, pur avendo Rizzo e avendo Mounier a disposizione, però è vero che Anthony non è stato benissimo, ha avuto un problema di schiena e quindi anche lui ha lavorato in maniera come dire, prudente. Luca Rizzo sta bene, è sicuramente uno dei candidati, se non il candidato per poter fare quel ruolo, chiaro. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.